I licenziamenti alla GKN di Campi Bisenzio ingiustificati, inaccettabili. Dopo la grande manifestazione di piazza, tutto il Consiglio regionale, riunito qui nella sua sede di Firenze, chiede con urgenza il dietro fronte dell'azienda. La discussione si allarga anche alle altre realtà in crisi o comunque a rischio e alla vicenda non risolta da anni delle acciaierie di Piombino. Ne parliamo con interviste e approfondimenti. L'altra emergenza è certamente il virus, che continua a correre nonostante tutto, frenato solo, almeno nelle sue conseguenze più gravi, dai vaccini. Faremo il punto e registreremo le polemiche che ruotano attorno all'utilizzo del Green Pass. La vera autostrada che taglia in due la Toscana in realtà è semplicemente una superstrada, la SGC Firenze-Pisa-Livorno, ed è in condizioni critiche soprattutto in alcuni tratti. In una seduta tutta dedicata alle mozioni dei consiglieri si parla anche di questo. Tra le iniziative del Consiglio regionale ci piace mettere in evidenza questa realizzata nelle scuole di Gambassi Terme e Montaione. È un libro imperfetto creato dagli studenti delle medie che accompagnerà tutti gli atleti delle Paralimpiadi di Tokyo. E poi è stato consegnato anche il gonfalone d'argento alla Stella Maris di Pisa. Fino a qualche giorno fa, nello stabilimento di Campi Bisenzio lavoravano oltre 420 persone. Poi, con un annuncio repentino, scioccante anche per le modalità telematiche in cui è stato fatto, la decisione dell'azienda di licenziare tutti, di chiudere questa unità produttiva. Sono stati giorni di proteste, manifestazioni e speranze che quella decisione venisse ribaltata, ma non è così, per ora almeno, e l'azienda al tavolo delle istituzioni si è presentata con un legale che ha gelato tutti. La chiusura è una decisione definitiva. Molti consiglieri regionali sono stati in fabbrica e anche in piazza, e poi in aula tutti hanno espresso solidarietà ai lavoratori e hanno votato una mozione unitaria condivisa con tre richieste che spiega in TV il presidente Mazzeo. La prima, che quella fabbrica deve riaprire, che deve ritornare la produzione. La seconda è che GKN torni indietro, il fondo Merros torni indietro e decisa di ritirare i licenziamenti. E la terza, al governo, al Parlamento, all'Unione Europea, perché mettano in campo normative che vadano nella direzione di disincentivare le delocalizzazioni. Guardate, la battaglia di GKN, delle lavoratrici, dei lavoratori, è una battaglia di dignità, la dignità del lavoro. E un'azienda che non era in perdita e che decide così la notte di scappare via, di scappare lasciando per strada centinaia di famiglie, è qualcosa di ignobile e tutta l'assemblea legislativa con forza l'ha urlato. Noi saremo al loro fianco, non sarà la loro battaglia, ma sarà la battaglia di tutti i cittadini della Toscana. È una situazione difficile però che a molti a questo punto appare seriamente compromessa. Appare compromessa purtroppo perché al tavolo di crisi gli avvocati di questa finanziaria, che non riusciamo neanche a vedere, non possiamo parlarci, non ha accettato di dialogare con la Regione, ha sempre rifiutato. Questo è gravissimo, è inaccettabile, perché una Regione come la Toscana, ma anche gli incentivi del Governo a sostegno delle imprese ci sono, li abbiamo sempre attivati. In questo caso non ci consentono neanche di attivare quelli che sono gli aiuti previsti, e questo è gravissimo. Continueremo a lottare, perché non c'è solamente il bisogno attuale, immediato, ma c'è anche una previsione futura di evitare che questo si ripeta. Ci potrà essere un effetto a catena dello sblocco dei licenziamenti? È un timore ovviamente non comprovato dai fatti ad oggi, per fortuna, ma è un timore concreto. E alzare la voce da parte della Regione Toscana in questo caso e cominciare con il Governo e con l'Europa a mettere dei paletti e cominciare a capire come si possono regolare queste situazioni è l'unico segnale vero e concreto che noi possiamo fare attivandoci affinché ci siano sanzioni europee per chi pratica questa speculazione finanziaria e allo stesso tempo il Governo che si attivi perché ci sia un sostegno e per esempio fare piccole azioni come quelle che ha fatto il sindaco di Campi Bisenzio per impedire l'arrivo dei tir, ma anche capire come urbanisticamente si può tutelare quell'azienda in modo che non sia oggetto di speculazione. In realtà, fa notare la capogruppo del Movimento 5 Stelle, qualcosa è già accaduto, riguarda la Vitesco ex Continental, dove 139 lavoratori interinali per la mancanza di chip e altri componenti rischiano il posto.
Fondamentale istituire dei tavoli, cosa che ho proposto con una mia mozione, perché si ritorni a parlare dell'argomento. Sono state formate delle professionalità molto alte all'interno di questo istituto e si deve pensare che la stessa professionalità deve essere mantenuta anche per gli interinali, che hanno dato un grande supporto all'azienda in tutti gli anni in cui c'è stata una grande quantità di lavoro. Quindi una soluzione deve essere trovata, e anche perché significa molto per un territorio, un'area che ha poche grandi realtà come la Vitesco. Anche le opposizioni naturalmente concordano sul contenuto della mozione, ma sottolineano alcuni aspetti particolari e chiedono una svolta anche alla Regione Toscana. La Toscana deve fare di più, può fare di più sul fronte dell'occupazione e sul fronte della tutela proprio dei lavoratori. E su questo noi come opposizione siamo disposti sicuramente a fare la nostra parte. Chiederemo che in seconda commissione sia aperto un confronto anche sui tavoli di crisi che tuttora appunto sono pendenti in Regione Toscana. Chiameremo anche il consigliere speciale Fabiani, che fino ad oggi appunto si è occupato della gestione delle crisi, perché vogliamo capire, vogliamo approfondire, perché casi come quello della CKN non devono ripetersi. Però a questo punto occorre proprio che le istituzioni regionali facciano concretamente la loro parte. Insomma, il primo interlocutore è il governo, ma anche la regione può muoversi. E il pensiero allora va alla formazione, che proprio le regioni gestiscono. Può essere quella una chiave per riqualificare la forza lavoro e consentirne una ricollocazione? La formazione è un aspetto, noi dobbiamo fare sicuramente una rivoluzione che è culturale, che parte dai centri per l'impiego, ma che parte soprattutto dalle scuole. Per noi è propedeutico, come Forza Italia, che si stabilisca un rapporto strettissimo fra scuola e lavoro, cosa che oggi per esempio non c'è, perché i ragazzi che scelgono di terminare il proprio percorso di studi, per esempio senza andare all'università, che tipo di lavoro trovano oggi? Guardate, un esempio molto semplice, non esiste un portale dove si trova la domanda e l'offerta. Se uno in Regione Toscana, se un ragazzo in Regione Toscana sceglie o dovesse scegliere di lasciare il suo percorso di studi finito così come previsto dalla legge e andare a lavorare, dove lo cerca lavoro? I centri per l'impiego non funzionano perché il Movimento 5 Stelle li ha rovinati con il reddito di cittadinanza, che andrebbe tolto immediatamente. Quelle risorse vanno messe sul mercato del lavoro, vanno messe per gli imprenditori che scelgono di assumere, vanno messe per gli sgravi fiscali e anche per la formazione per i ragazzi che scelgono di formarsi per attingere al lavoro. Maggioranza e opposizioni fanno fronte comune, insomma, per ribaltare la situazione, per scongiurare la prima grande chiusura da quando il 1 luglio scorso sono stati autorizzati i licenziamenti. Altri pareri e altre proposte. Soprattutto serve che il governo faccia presente a livello internazionale, alle multinazionali, il ruolo importante della localizzazione di queste grandi aziende, e non si può ovviamente dalla sera alla mattina chiudere un'attività imprenditoriale, non si può dalla sera alla mattina abbandonare la forza lavoro, le persone che fino al giorno precedente hanno dato tanto della loro vita, la loro anima, la loro identità, la loro dignità per portare avanti poi gli interessi economici di un'impresa. Quindi serve una risposta immediata e servono anche leggi normative, e mi auguro un atto urgente del governo per sospendere i procedimenti, per ridiscutere ovviamente con l'azienda e costringere ovviamente le imprese che operano nel nostro paese a un dialogo costante con le istituzioni. Io sulla CKN non mi stancherò mai di dire però una cosa: l'unica peculiarità di CKN è che CKN non produce pantaloni. GKN non produce magliette che vanno sul mercato, GKN all'80% produce pezzi per Fiat, cioè l'azienda che ha fatto del Made in Italy il proprio brand in tutto il mondo. Ed è vergognoso che un'azienda come Fiat, che negli anni ha vissuto di incentivi, di aiuti, di sostegni da parte dello Stato italiano, non abbia speso una parola sulla questione CKN, perché un intervento di Fiat che ci dicesse che per le auto che in tutto il mondo vende col marchio Made in Italy, i pezzi prodotti a Campi Bisenzio non sono uguali ai pezzi prodotti in Polonia, forse potrebbe anche portare a un ripensamento di Melrose. Silenzio assoluto che fa veramente male. Lo stesso Torselli, con i consiglieri del suo gruppo, si fa interprete di un'altra istanza che puntualmente, purtroppo, torna in primo piano. Per l'industria, per il lavoro, c'è un'altra situazione di allarme in Toscana ed è quella delle grandi acciaierie di Piombino, una questione peraltro irrisolta da tempo.
Gli ultimi passaggi sono importanti. A Roma c'è stato un primo incontro tra Sajan Jindal e Marco Carrai da un lato e il ministro Giorgetti e la viceministra Todd dall'altro. Dopo i rappresentanti dell'azienda hanno parlato anche con il presidente della giunta regionale Giani. Serve un piano realistico e sostenibile per il rilancio di quest'area ed è un punto su cui tutti sono d'accordo. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo vertice. La città aspetta con ansia, con il timore che in fondo anche questa prospettiva decada. La maggioranza ci chiede tempo per ascoltare quello che il 29 luglio la proprietà porterà sul tavolo di discussione. Noi partiamo da uno scetticismo di fondo che non mi vergogno a ribadire nei confronti di questa proprietà, perché ho difficoltà a considerare credibile. Poi può darsi che in futuro mi possa ricredere, anzi me lo auguro, ma ad oggi ho difficoltà a ritenere credibile una proprietà che, non ci dimentichiamo, aveva promesso un piano industriale di rilancio di tutto il polo siderurgico di Piombino e poi è arrivata a presentare un piano considerato scarno e privo di iniziativa, non da me ma di chi di piani industriali se ne intende, un minuto prima della chiusura della scadenza per la presentazione del piano. Quindi non mi sembra abbia dimostrato grande serietà. Però raccolgo l'invito del presidente Giani, che è intervenuto in aula, chiedendoci di fare una discussione congiunta in commissione prima del 29 di luglio, quindi per andare poi al tavolo di concertazione forte di un documento unitario del Consiglio regionale. La visione c'è, risponde in aula Eugenio Giani, e in TV spiega il piano della regione il consigliere Anselmi, che è stato sindaco di Piombino. La nostra proposta è ragionare sull'acciaio in modo moderno, coinvolgendo il Ministero dello Sviluppo Economico e anche il Ministero della Transizione Ecologica, con particolare riferimento ai fondi del PNRR destinati all'industria pesante, alla riconversione industriale secondo nuovi paradigmi tecnologici, la presenza del porto che va consolidata in termini competitivi, intorno a tutto questo mettere in campo una strategia che coinvolga i privati e che veda le istituzioni tutte partecipare coinvolgendo le forze sociali. Piombino c'è un treno rotaie che va sistemato perché denota segni marcati di obsolescenza tecnologica, però è l'unico treno rotaie che abbiamo in Italia e quindi è un asset strategico per il Paese. E c'è uno stabilimento, quello della Magona, che lamina coils, quindi la nostra idea è di asservire al territorio un forno elettrico fra 1,2 milioni e 1,5 milioni di tonnellate. Sappiamo che sono due proprietà diverse, ma proprio per questo serve una visione alta istituzionale. Il governo deve garantire un futuro all'acciaio italiano, sentiamo ripetere da molti consiglieri, e questo acciaio non si produce solo a Taranto. Credo che dobbiamo arrivare ad una concretezza di un progetto, da un lato per la riconversione, dove si può inserirci all'interno del Recovery Fund e quindi creare un progetto concreto, e quindi vogliamo e abbiamo chiesto in aula massima trasparenza e chiarezza da parte dell'amministrazione regionale su un progetto concreto. Dall'altro bisogna intervenire con lo Stato e quindi con il Ministero dello Sviluppo Economico in questo tavolo in maniera concreta per definire una progettualità che deve appunto prevedere da un lato la riconversione del polo siderurgico per un'area e dall'altro definire una strategia per Piombino, per il polo siderurgico e per anche la riconversione di una buona parte di quell'area. Io credo che sia necessario un intervento governativo innanzitutto per chiedere, pretendere una strategia e una pianificazione industriale, un piano finanziario economico serio e stabile, perché abbiamo già visto tutta la grande fiducia che era stata data precedentemente a Rebrab come è stata ripagata. In questo momento dobbiamo chiedere all'azienda che presenti appunto un piano finanziario industriale e serio, credibile, perché in questo momento stanno lavorando a intermittenza con i semilavorati che arrivano, non c'è assolutamente sostenibilità e, come se non bastasse, si sta tenendo in scacco anche tutta l'area portuale, e questo ormai da troppi anni. Il Partito Democratico ha fatto molti proclami ma non ha risolto ancora niente. Di lavoro purtroppo si può anche morire. Proprio all'indomani della seduta c'è stato un tragico infortunio ad Avenza, Carrara, la vittima è un operaio in subappalto. I consiglieri regionali, con dichiarazione e comunicati, hanno espresso subito cordoglio e chiesto una rinnovata attenzione al tema della sicurezza. Dai sindacati arriva forte l'invito a garantire norme per appalti e subappalti e l'appello ad una mobilitazione generale su questi temi.
i vaccini per fermare il Covid e per garantire un autunno più sereno e più prospero, anche per la nostra economia così provata in questi ultimi mesi. Il bilancio della Toscana dal punto di vista della campagna vaccinale, come quello di tutte le altre regioni, presenta chiaramente luci e ombre che vengono sottolineate, a volte enfatizzate, dai diversi gruppi politici. Le decisioni del governo alimentano il dibattito pubblico e politico in questi giorni. Le regole del Green Pass non trovano tutti d'accordo, così come ci sono tensioni quando si parla di vaccini. Ad innescare la polemica, stavolta, è ancora il portavoce dell'opposizione. La Toscana purtroppo sta gestendo ancora ad oggi una campagna vaccinale che risente di quell'errore originario che è stato fatto a inizio anno, quando non si è data la giusta attenzione ai più fragili e ai più anziani. Negli ultimi due mesi abbiamo visto che il tasso di mortalità in Toscana e il tasso di ricovero in terapia intensiva è stato tra i più alti delle regioni in Italia. La risposta arriva dal Presidente della Commissione Sanità. Ma la campagna di vaccinazione sta andando avanti, ovviamente c'è stato in luglio questa riduzione di consegne che ha determinato un po' uno stop, come abbiamo visto sono state per diverse settimane chiuse le prenotazioni, ora sono riaperte e ora sta diventando il problema convincere soprattutto gli over 60 a vaccinarsi. Noi abbiamo ancora 75.000 over 60 non si sono vaccinati. Sostegni se la prende anche con chi scoraggia il ricorso ai vaccini. Le resistenze politiche sono frutto soltanto di una campagna di basso profilo, a mio giudizio, per far contento qualcuno, per avere qualche like su post o per avere qualche voto in più. I dati scientifici sono chiari, la vaccinazione è importante, i leader che dicono non vaccinate ragazzi è un messaggio criminale, appare degli antivaccinisti. Così come dire che non si potrà mai usare il Green Pass, andatele a dire ai ristoratori se poi a ottobre o novembre preferiscono avere solo quelli con il Green Pass, la stragrande maggioranza della popolazione, speriamo tutta la popolazione, o chiudere di nuovo per la diffusione dell'epidemia. Eppure, gli strascichi della polemica di inizio campagna si fanno ancora sentire e infiammano il confronto. Anche sul Green Pass le linee di pensiero sono diverse, in qualche caso diametralmente opposte. Mettiamo in evidenza che la Toscana sta andando bene sulle vaccinazioni e noi siamo favorevoli al fatto che le persone vaccinate possano beneficiare di una vita sociale, pubblica, andare in un bar, in un ristorante, in un teatro, in un cinema, andare a uno stadio, a una manifestazione sportiva, a partecipare alla vita pubblica. Siamo convinti che anche persone che lavorano nel pubblico, penso insegnanti, ma soprattutto medici, debbano essere vaccinati e crediamo che appunto soltanto una volta vaccinati si possa tornare a una vita normale. Quindi è evidente che il Green Pass è fondamentale. Chi ha il Green Pass, chi ha la doppia dose vaccinale, non deve finire in quarantena. Questo è quello che mi auguro Forza Italia proponga al governo e mi auguro che il governo lo faccia in maniera molto rapida e molto veloce. Sentir dire che per entrare nei bar o nei ristoranti occorre il Green Pass è una roba che onestamente ci lascia esterrefatti. E vorrei anche dire che dobbiamo smetterla con questi annunci roboanti che incutono soltanto timore e che fanno sì che le famiglie stiano a casa, che l'economia non giri. I dati sono molto chiari, non ci sono ricoveri ospedalieri, quei pochi ricoveri ospedalieri che ci sono hanno avuto soltanto una dose vaccinale o addirittura non hanno avuto dosi vaccinali. È un inferno la Firenze-Pisa-Livorno per migliaia di automobilisti e autisti che la percorrono da pendolari. Anche per i turisti in questo periodo se ne parlerà meglio nella prossima seduta del Consiglio e Gianni lì illustrerà la sua proposta, quella di una nuova società per la gestione. Intanto sono emerse posizioni diverse, molto diverse, tra Regione e Città Metropolitana di Firenze. In realtà c'è stata una dialettica molto serrata ma finalizzata al bene, cioè finalmente a stabilire che quella infrastruttura ha bisogno di una prospettiva lunga, di lungo periodo, non soltanto di essere rattoppata, rimessa in sesto e di un rimedio ai danni momentanei. C'è bisogno di una prospettiva di utilizzo, di manutenzione, anche di organizzazione dello sfruttamento di quella infrastruttura. Che poi la società Strade Toscane possa essere il soggetto più adatto, questo lo vedremo. Certo c'è bisogno di un congegno che tenga insieme tutte le esigenze di un territorio complesso e di una rete viaria che è diventata strategica. Non è un'autostrada, ma ha un traffico che tante autostrade non hanno.
Io continuo a dire che è stata anche lì una gestione molto improvvisata. Noi abbiamo stanziato 4 milioni di euro a dicembre del 2020 per fare perlomeno i primi interventi, quello della frana della Strassigna, le prime manutenzioni a questa strada. È assurdo, ma veramente, lasciatemelo dire senza polemica, ma è assurdo che dopo 6 mesi da quello stanziamento di fondi da parte della Regione Toscana, il sindaco metropolitano, che ricordiamoci, la città metropolitana di Firenze è l'ente che ha in capo la manutenzione di quella strada, se ne esca fuori dicendo: ma noi i soldi non li abbiamo visti. L'argomento tiene banco ormai da molte settimane, perché davvero quella è l'autostrada della Toscana, che però per larghi tratti è una strada dissestata e a rischio. La nuova società sarà la soluzione? La verità è che è necessaria una strategia, servono degli investimenti massicci per raddoppiare le corsie in tutti i tratti dove questo è possibile, e serve soprattutto una strategia che coinvolga anche il governo, perché non è possibile a questo momento che la regione possa fare da sola. E trovo che in questo momento la proposta di un SPA che debba gestirla sia fuori luogo e soprattutto non ben ragionata. Ricordiamoci che la regione deve anche cercare di dare dei fondi in più, perché sembra che ultimamente abbia dato 1 milione di euro in meno rispetto all'anno precedente. Una nuova società che ancora non riusciamo a capire se ci sarà o non ci sarà. Alla campagna elettorale siamo partiti con una terza corsia imminente, veloce, la realizzazione di una terza corsia. Poi si passa a una non realizzazione di una terza corsia, perché i milioni che servono sarebbero troppi da supportare interamente come Regione Toscana. Si spera in un nuovo nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Poi addirittura la Giunta regionale sceglie di tagliare per circa 1 milione di euro le spese di manutenzione invece della FIPILI, un altro tema fondamentale che non ci aspettavamo assolutamente. Sono tantissimi gli eventi di questi giorni che passano qui al Palazzo del Pegaso, la sede del Consiglio regionale. Molto bella e piena di significato la cerimonia del gonfalone d'argento alla Fondazione Stella Maris. Lo riceve il presidente Giuliano Maffei. In un tempo difficile come quello che abbiamo vissuto durante il Covid, ancora di più il ruolo della Stella Maris è fondamentale. I disturbi neuropsichiatrici dei bimbi più piccoli ne fanno la loro capacità di ricerca, la multidisciplinarietà, l'attenzione alla persona, alle persone, ne fanno davvero un'eccellenza che ci invidia in tutto il mondo. Un grazie di cuore alle professioniste e ai professionisti. Questo premio è tutto per loro. Significa speranza che è stata data a molte famiglie, a migliaia, migliaia e migliaia di famiglie che si sono rivolte a noi con i loro bambini. Quindi è una carezza, a me piace definire la speranza una carezza di eternità. E con la speranza si fanno tante cose. Male che vada si migliora la qualità della vita. C'è anche il vescovo di San Miniato, Andrea Migliavacca, forte il legame con quella diocesi. È una struttura che opera per il mondo dei piccoli e della fragilità, più conosciuto certamente l'ospedale, dove si curano bimbi con problemi di carattere neurologico, ma poi vi sono altri centri, Casa Verde, Montalto, e poi ci si sposterà anche come sedi per accogliere situazioni di fragilità, che vuol dire attenzione a chi soffre, a chi è in difficoltà, ma anche alle famiglie di queste persone. Il giorno prima c'era stata un'altra bella presentazione di questo libro imperfetto realizzato dagli studenti di Gambassi Terme e Montaione per accompagnare con le pagine e i disegni il viaggio di tutti gli azzurri alle Paralimpiadi di Tokyo. Quelli toscani stavolta sono 11, ce n'era uno solo 5 anni fa, e il movimento cresce con ottimi risultati. Il libro è merito di tanti ragazzi delle scuole medie, dei loro insegnanti, delle istituzioni che li hanno sostenuti. I messaggi non devono essere mai scontati, è bene sempre e comunque sottolinearli, e sottolinearli con un'opera che li vede protagonisti, che li vede partecipi e che li vede soprattutto analizzare, secondo il loro modo di vedere le cose, ciò che rappresenta lo sport con diverse abilità, e trasfigurarlo, quindi rappresentarlo, riportarlo nei loro lavori, penso sia un messaggio intrinseco potentissimo. Insieme al presidente del Consiglio regionale Mazzeo c'è anche quello della Commissione Sanità e Politiche Sociali, Sostegni, che spesso affronta proprio nei lavori della Commissione i temi della disabilità.
è importante il messaggio che viene dato, e cioè sempre quello della, di una comunità che vuole essere sempre più aperta a ognuno, a tutte le differenze. E questo, anche il titolo, Imperfect, Imperfect, è comunque un titolo che gioca su una differenza letterale che significa appunto quello che vogliamo dire, e cioè che le nostre comunità ritengono che lo sport può essere un valore di integrazione e di valorizzazione delle differenze assolutamente eccezionale. Quindi, insomma, mi pare il momento giusto, un lavoro che ormai è andato avanti per tanti mesi, un po' bloccato dalla pandemia, e è un modo anche della Regione per ringraziare la scuola e i comuni che ci hanno lavorato con tanta attenzione. Noi ci ritroviamo venerdì prossimo, 30 luglio, sempre alle 21:15, dopo il telegiornale della sera di Telegrande Ducato.